Gentili telespettatori di Telespazio 1, siete collegati nuovamente con lo stadio comunale di Brusciano. In campo vedete la Marignanese, la Libertas Stabia. Va tutto in questo momento il calcio d'inizio della seconda frazione di gioco. Primo tempo terminato 2-0 in favore della formazione di Castellammare di Stabia per effetto delle reti di Gargiulo e Chierchia al terzo e a tredicesimo minuto di gioco. Pallone che termina in fallo laterale, fallo di fondo, battuto il pallone dal capitano con Maione che controlla subito la sfera, la gioca dietro di nuovo per Esposito, lancio lungo a cercare Pastore, spizza di testa poi Izzo dall'altra parte a cercare Balzano. Il cross del numero 3 direttamente nelle mani del portiere Amodio. Fa rimbalzare la sfera il numero 1 di Castellammare di Stabia, rilancio lungo oltre il cerchio di centrocampo, di testa Curcio, palla recuperata da Falco, alza la testa Falco, lob a cercare l'inserimento di Balzano, pallone che però arriva direttamente nelle mani di Amodio in uscita. Ancora il rilancio dell'estremo di Castellammare, palla recuperata per un attimo dalla formazione ospite, poi Andres fa ripartire la Marignanese, palla lunga, Izzo anticipato dall'inserimento di Cesarano, poi la palla arriva al numero 11, Lauro, anticipato anche lui, riparte la Marignanese, Falco allunga il pallone per Corcione che la mette di prima verso Pastore, la palla però è troppo lunga, viene recuperata dalla formazione ospite ancora con Cesarano, la palla contrata direttamente da Inserra che poi la fa carambolare sul corpo di Balzano, rimessa laterale per la Libertas Stabia, Andres viene spinto, calcio di punizione per la formazione di mister Aldo Papa, si riparte da Esposito, Falco, ancora Falco da quest'altra parte per Esposito, fa girare il pallone la Marignanese, Andres, pallone da quest'altra parte per Falco che però viene fermato dal numero 10 Chierchia, palla persa, Maione gira su se stesso, poi sbaglia l'apertura, chiude bene la difesa ospite, rilancio a cercare Lauro che controlla il pallone con la coscia, poi chiude bene Esposito, Andres, alza la testa Andres, lungo a cercare Corcione, viene anticipato dall'intervento di Ruocco, palla in possesso della Libertas Stabia, Mosca prova la conclusione altissima sulla traversa difesa di Costanzo. Nulla di fatto quindi per la Libertas Stabia. Pronto a battere Di Costanzo lungo il pallone nel cerchio di centrocampo, recuperato da Chierchia che va via in velocità, a spazio il numero 10, salta un avversario, poi gioca corto, chiude bene Andres, si riparte da Balzano, lungo a cercare il numero 9 Pastore che subisce fallo sulla tre quarti di campo. Sul pallone c'è già Andres, pronto a battere palla giocata su Liguoro, ancora Andres, alza la testa, gioca corto per Falco, ancora Andres, pallone per Izzo, dietro per Liguoro, alza la testa Liguoro, gioca su Capitano Esposito, fallo su Izzo, non ravvisato, si rialza Izzo, recupera il pallone, gioca dietro su Andres, difesa 3 ora per la formazione della Marignanese, Balzano vince un contrasto, è pronto a mettere il pallone al centro, lo mette per Izzo, Izzo cerca di andare via, viene chiuso da 3 avversari, c'è cioè la ripartenza della Libertas Stabia, da questa parte è solo Solimene,
viene servito, anzi no, chiude bene la difesa della Marignanese, palla per Corcione, Corcione corto per Liguoro, 1-2 a cercare Izzo, Izzo da quest'altra parte per Falco, va Falco, prova la conclusione di sinistro senza problemi, si spegne sul fondo, quindi nulla di fatto per la formazione della Marignanese che effettua il secondo cambio del match. Esce con il numero 10 Falco, entra con il numero 13 Coppola. Con il numero 13 Coppola, forza ragazzi, forza Marignanese. Sul pallone pronto Amodio a rimettere in gioco, quindi il secondo cambio per la formazione di mister Aldo Papa, fa entrare Coppola al posto di Falco, pallone recuperato Solimene per Mentola, poi per un attimo Lauro non riesce a controllare la sfera, riparte subito la Marignanese con Andres, alza la testa il numero 4, gioca corto per Liguoro, ancora Andres, salta un avversario, 1-2 ancora con Liguoro, da questa parte per il nuovo entrato Coppola, va Coppola, l'uno contro uno, cade a terra, c'è calcio di punizione probabilmente. Non c'è ammonizione, ma solamente calcio di punizione. Con Coppola che si è fatto subito vedere. Coppola che poi va al centro dell'area di rigore. Sul pallone invece c'è Izzo. Il numero 7 è pronto a mettere la sfera al centro dell'area. Movimento, c'è anche Esposito che si fa vedere larghissimo sull'esterno. Arriva il fischio dell'arbitro, dentro il pallone, non lo tocca nessuno, c'è Esposito che prova la conclusione e c'è calcio di rigore per fallo su Esposito che è stato spostato nel momento della conclusione, c'è anche l'ammonizione, non riusciamo a capire però chi è stato il giocatore ammonito, probabilmente si tratta di Di Ruocco. Vediamo se è semplice ammonizione o espulsione. Solo ammonizione per Di Ruocco. Sul pallone c'è già Pastore che è pronto a provare a realizzare questo calcio di rigore, arriva il fischio dell'arbitro, va Pastore, conclusione parata da parte di Amodio che si tuffa alla destra mettendo il pallone in calcio d'angolo, quindi rigore parato da Amodio al quinto minuto di gioco, pallone al centro dell'area, la palla scivola via, va a recuperarla ed è pronto a rimetterla in gioco Curcio. Non c'è nessuno che si fa vedere, Curcio prova a giocare su Balzano che tenta di scodellare verso il centro, va Balzano, la mette al centro, la palla rimane lì e poi tenta una rovesciata Corcione, ma la palla era uscita, quindi rimessa dal fondo per la formazione della Libertas Stabia, quindi rigore sbagliato da Pastore al quinto del secondo tempo, rigore che poteva riaprire la partita. Pastore ancora dall'altra parte a cercare Lauro, scusate, poi il pallone che va viene accompagnato
da Curcio direttamente in fallo laterale, fallo di fondo, e già rimesso il pallone Esposito. Izzo controlla il pallone, va via nel cerchio di centrocampo, viene fermato da Mosca che recupera un ottimo pallone, gioca dietro per Cesarano, lungo il pallone dove non c'è nessuno. Andres è già pronto a rimettere in gioco il pallone. Uno-due con Corcione che apre subito per Esposito, lungo il pallone a cercare Pastore che di testa prolunga, mette fuori la difesa. Lauro anticipato, c'è però in seconda battuta il numero 8 per Mentola che mette un pallone ottimo per Mosca. Mosca cerca di tacco un compagno, viene chiuso, c'è la ripartenza della Marignanese con Izzo, poi va dentro Corcione ma viene chiuso perfettamente da Gargiulo, fa ragionare i suoi Chierchia, apre dall'altro lato di testa Esposito, sbaglia Corcione, la palla viene recuperata da Solimene che va via sull'out destro, si ferma il numero 7, palla per Chierchia, poi viene anticipato ancora Corcione che la mette fuori. Coppola cerca di andare via, cade a terra Coppola, non c'è fallo per il direttore di gara, fischia il e ferma il gioco, c'è un giocatore a terra della Marignanese, è Coppola che lamenta un calcione alla caviglia. Sul pallone il numero 6 Gargiulo, pallone verso il centro dell'area, recuperato ancora una volta dalla formazione in maglia rossa da quest'altra parte per Inserra che la mette a centro di petto, palla poi per Mentola ma viene chiuso dall'intervento risolutorio di Esposito. Pallone già per Andres sull'out mancino, gioca ancora per Curcio. Esposito avanza il capitano, 1-2 di Coppola con Corcione che viene anticipato. Esposito è pronto a rimettere lungo il pallone di testa di Ruocco, poi anticipato Corcione, tocco con le mani di Solimene, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Dietro direttamente per Di Costanzo che avanza fuori dall'area di rigore, rilancio del portiere di testa, già recuperato il pallone dalla formazione stabiese ma poi c'è il break della Marignanese, palla lunga a cercare Coppola, viene chiuso direttamente in fallo laterale da Cesarano. Mosca salta un avversario, l'ultimo tocco è di Andres, rimessa laterale per la formazione di mister Maurizio Coppola, a battere c'è il numero 3 in serra, fallo su Curcio, calcio di punizione già battuto. Liguoro, Izzo lotta nel cerchio di centrocampo, Balzano da quest'altra parte a cercare Curcio, palla per Capitan Esposito, di testa mette fuori Gargiulo, ancora Esposito che controlla il pallone, gioca su Coppola, Corcione, palla carambolata direttamente in fallo laterale per il direttore di gara, la palla è uscita. Anticipato il giocatore della Marignanese Pastore, poi c'è una conclusione di Maione che termina direttamente e abbondantemente al lato, va a recuperare Amodio, sistema il pallone.
è pronto al rilancio l'estremo difensore che ha neutralizzato anche un calcio di rigore al quinto minuto, battuto da Pastore. Rigore che poteva riaprire il match. Intanto la formazione maglia rossa ancora in possesso di palla, Andres però spezza l'azione, mette fuori il pallone recuperato da Mosca per un attimo, poi il pallone arriva a Coppola, c'è lo sbandieramento del collaboratore di linea del signor Gennaro Mazza di Torre Annunziata, pallone che termina direttamente e nuovamente in possesso della formazione stabiese. Rilancio lungo a cercare la testa di Lauro, anticipato, il pallone però rimane lì, lo lascia scorrere Michele Schettino in fallo laterale, guadagna una rimessa alla formazione in maglia rossa con Inserra pronto a rimettere in gioco il pallone, di testa mette fuori la compagine di casa, la palla però rimane lì, ancora la Libertas Stabia che va via sul fondo con Permentola. Perde poi il pallone, esce bene la Marigliese con Liguoro. C'è fallo sotto la nostra postazione su Pastore. Non c'è ammonizione per l'autore del fallo. Già battuto il calcio di punizione, Maione. Andres, palla lunga di testa, Pastore, ancora Izzo, la mette a terra, Maione, Andres, Corcione prova un cross improbabile, si trasforma in una specie di tiro che termina altissimo sulla traversa, la palla va in possesso della Libertà Stabia, rilancio lungo del portiere nel cerchio di centrocampo, Lauro, poi esce bene la difesa, Izzo, non c'è fallo, ancora il pallone in possesso della formazione di casa, Maione chiude bene la difesa della Libertà Stabia. Amodio con le mani per Di Ruocco, lungo il pallone, di testa per Permentola, ancora Solimene, Di Ruocco guadagna un fallo laterale il numero 2, pallone ancora in possesso della compagine in maglia rossa, Solimene, esce bene però la formazione di casa con Coppola che però poi viene chiuso, riparte la compagine di Castellammare di Stabia, Chierchie, lungo, Andres già in possesso del pallone, apre da quest'altra parte per Esposito, alza la testa Esposito, gioca corto per Maione. Ancora Andres, lungo il traversone di Andres, cade Pastore, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Pallone nelle mani già di Amodio che fa rimbalzare la sfera ed è pronto a rilanciare lunghissimo oltre il cerchio di centrocampo. Pallone colpito di testa da Lauro, fa andare il numero 7 Solimene che però sbaglia la conclusione, tendo il pallone direttamente sul fondo, già battuto Liguoro da quest'altra parte a cercare Andres, lancio lungo per Pastore che prolunga di testa sulla corsa per Balzano, Balzano lotta, c'è un fallo del fluidificante di sinistra della formazione della Marigliese, quindi calcio di punizione per la Libertà Stabia. Ventesimo minuto di gioco in questo momento,
2-0 il risultato in favore della formazione stabiese. Ricordiamo le reti tutte nella prima frazione di gioco. Al terzo minuto Gargiulo e al tredicesimo minuto Chierchia. Per onore di cronaca c'è poi un calcio di rigore fallito dalla Marignanese al quinto minuto del secondo tempo con Pastore, che poteva riaprire il match. Intanto c'è un corner per la formazione di Castellammare di Stabia, 5-2 il conto dei corner per gli uomini di mister Maurizio Coppola. Sul pallone Chierchia, cross al centro, sul primo palo la mette fuori di testa e c'è rimessa laterale per gli stabiesi. Va a recuperare il pallone di Ruocco, pronto il numero 2 a cercare un compagno, lo trova in Solimene, poi palla ancora per Di Ruocco che cerca di girarsi per il traversone, ci riesce, la mette al centro, mette fuori la difesa per un attimo, poi prova la conclusione, Michele Schettino ci mette il guantone di Costanzo, palla ancora in corner per il calcio d'angolo numero 6. Sulla bandierina va Mosca, è pronto Mosca a mettere la sfera al centro con il destro, palla corta sul primo palo, mette fuori la difesa, la palla rimane lì, prova la conclusione contrata, ancora la formazione stabiese in possesso di palla per un attimo, poi Andres mette fuori il pallone, recupera Mosca, va via Mosca sull'out mancino, chiude Andres in fallo laterale. Pallone che rimane in possesso della Libertà Stabia con Inserra pronto a rimettere in gioco la sfera. Sul numero 4 Michele Schettino che va via, palla tenuta in campo, ancora Schettino e c'è poi il direttore di gara che segnala che la sfera era uscita. Quindi rimessa in gioco per la formazione di casa. Curcio, Izzo, dietro per Andres, troppo lungo il pallone, termina direttamente in fallo laterale, palla regalata alla Libertas Stabia con la formazione di mister Maurizio Coppola che tranquillamente va a gestire questo pallone, non c'è fretta per gli uomini in maglia rossa che conducono 2-0 qui allo stadio comunale di Brusciano. Pallone recuperato per un attimo dalla Marignanese, c'è ancora la pressione della Libertà Stabia, tocchi di prima, esce bene Andres, Maione da quest'altra parte fa viaggiare Coppola, va via il numero 13, cerca di saltare un avversario, prova a mettere il pallone al centro ma la sfera è uscita secondo il collaboratore di linee, quindi rimessa in gioco per la Libertas Stabia con il portiere Amodio che va a sistemare il pallone nel vertice dell'area piccola. Rilancio lungo che spiove nel cerchio di centrocampo, non lo tocca nessuno, poi la palla arriva a Corcione che la mette a terra, cerca di andare Corcione lungo per Pastore, Pastore riesce a metterci il piede, va via Pastore, 1-2, chiude benissimo Di Ruocco che poi regala la palla a Corcione da quest'altra parte per Maione, Maione vede l'inserimento di Coppola che va via sul fondo, il cross non riesce a trovare la testa di nessuno, quindi palla che termina direttamente sul fondo con Amodio che va a recuperare nuovamente la sfera. Pronto a rimettere lungo il pallone, di testa Lauro, poi Capitan Esposito lancia lontano il pallone che preda di Inserra, il traversone lungo, ancora Esposito che sfiora
il pallone, ma Di Costanzo riesce a far sulla sfera. Andres sbaglia. Andres, pallone ancora in possesso della formazione di casa, e c'è il terzo e ultimo cambio per la Marignanese. Esce Esposito con il numero 7, entra con il numero 14 Volpicelli. Libertà Stabia ancora in possesso di palla, in attacco Chierchia, alza un campanile di testa, il pallone colpito da Curcio, poi parte Corcione, palla lunga a cercare Pastore, la palla però termina in fallo laterale. Esposito, Pastore cerca di tenere il pallone, Liguoro sbaglia, riparte in contropiede la formazione stabiese, esce senza problemi Di Costanzo, apre subito per Andres. Da quest'altra parte palla al piede, esce il numero 4 dalla difesa, da quest'altra parte per il neoentrato Volpicelli che cerca di giocare su Coppola. Ancora pallone per la formazione in maglia rossa che riesce ad uscire con tranquillità dalla propria area di rigore. Di Ruocco lungo di testa Esposito, Liguoro, ancora Esposito da quest'altra parte, Andres sul portiere, rilancio lungo dell'estremo di casa, pallone recuperato da Coppola, c'è fallo di Coppola su Chierchia, calcio di punizione per la Libertas Stabia. Calcio di punizione, l'arbitro fa ravvedere la distanza nel punto di battuta, arriva il fischio in questo momento. Chierchia di testa, Curcio, poi Esposito prolunga di piede, la palla però rimane lì. Ancora la formazione in maglia rossa con Mosca, gioca dietro per il capitano Gargiulo, da quest'altra parte per Di Ruocco, 1-2 a cercare Solimeno, la palla è uscita, rimessa laterale per la Marignanese, già battuto il pallone per Liguoro. Liguoro per il capitano, lungo il pallone anticipato di testa Balzano, palla rimessa già da Corcione che guadagna qualche metro dal punto di battuta iniziale. Ancora rimessa laterale per la Marignanese, pallone sul numero 13 Coppola che sbaglia il passaggio, rincorre la sfera e si riparte da Andres, lungo il pallone dove non c'è nessuno, fa scorrere la sfera il numero 3 in serra, la palla arriva al portiere che è pronto a rimettere in gioco il pallone, rilancio lungo oltre il cerchio di centrocampo, il pallone è preda della Marignanese con Liguoro che poi sbaglia per un attimo, Maione recupera il pallone, ancora 1-2 a cercare Coppola, Coppola controlla il pallone sull'out destro, cerca di andare via in velocità, ci riesce per un attimo, poi viene rimpallato il pallone, guadagna una rimessa laterale la Marignanese, già battuta su Balzano, Balzano poi anticipato di testa, mette fuori la difesa, non riesce ad arpionare il pallone Maione, la palla per un attimo viene recuperata dalla Marignanese, poi c'è un fallo di Liguoro, calcio di punizione e c'è il cambio in atto per la formazione della Libertas Stabia, esce con il numero 9 Mosca, entra con il numero 13 Bagnoli, calcio di punizione quindi per la formazione in maglia rossa, sul pallone c'è Cesarano. Arriva il fischio dell'arbitro, lungo il pallone, Lauro prova il tiro dopo un controllo di petto senza far cadere il pallone,
La palla termina al lato della porta difesa da Di Costanzo e si riparte con Andres. Lungo il pallone di testa Pastore, prolunga per Coppola. Ancora Chierchia che mette a terra la sfera, poi rilancia lungo dove c'è Lauro che cerca di controllare come può il pallone chiuso tra due avversari. Riparte la Marignanese da questa parte per Esposito. Esposito, Liguoro. Liguoro per Maione, alza la testa Maione, palla dove non c'è nessuno, chiude la difesa senza affanno, esce il portiere e fa sua la sfera ed è pronto a rilanciare facendo uscire tutti gli uomini dall'area di rigore. Lunghissimo il pallone di testa Esposito, di testa anche per Mentola, poi ancora Esposito, Lauro da quest'altra parte per Solimene, Chierchia, ancora per Mentola, poi Chierchia apre da quest'altra parte perfettamente per il numero 4 Michele Schettino che sbaglia il passaggio, poi c'è l'arbitro che si mette tra il pallone e un giocatore della Marignanese che però riesce ancora a tenere possesso palla da quest'altra parte con Esposito. Il capitano alza la testa, pronto a lanciare, lo fa in questo momento, sbagliato il lancio, Chierchia, c'è il tiro di Balzano che dà l'illusione per un attimo del gol, pallone però che termina al lato non di moltissimo dai pali difesi da Amodio che intanto sistema il pallone nel vertice dell'area piccola ed è pronto a rilanciare. Lungo il rilancio che spiove nel cerchio di centrocampo, di testa Lauro allunga ma subisce fallo il numero 11. Calcio di punizione quindi per la formazione in maglia rossa con Cesarano che lascia l'incombenza a Chierchia, autore del gol del raddoppio. Cerca da quest'altra parte Solimene e lo mette a terra il pallone, poi ancora il piccolo numero 7 tiene la sfera 1-2 con il numero 8 e poi c'è la conclusione, la rete di Lauro, davvero opportunista sull'errore del portiere Di Costanzo che sulla conclusione di Solimene non trattiene il pallone, il più lesto è Lauro a mettere la sfera in fondo al sacco, quindi 3-0 il risultato. 33esimo minuto di gioco, rete di Lauro. Porta a 3 le marcature, chiude definitivamente la partita. Ottima la prestazione del numero 11 oggi in campo che bagna anche con una rete. E dunque c'è poco da fare ora per la Marignanese sotto di 3 reti. Lauro ancora riesce a recuperare il pallone, non è sazia la Libertas Stabia che continua ad attaccare, viene intanto ammonito il numero 11 Liguoro, secondo ammonito per la Marignanese dopo Curcio, mentre ammoniti per la Libertas Stabia Solimene e Di Rocco in occasione del fallo da rigore che poteva riaprire il match. Al quinto del secondo tempo, ancora la formazione stabiese che vince un rimpallo, la palla rimane lì, poi chiude bene Andres che apre da quest'altra parte per Balzano, si gira Balzano, alza la testa lungo il pallone, chiude bene la difesa con il neo entrato Bagnoli, palla già recuperata e messa in gioco dalla formazione di casa che poi perde la sfera, chiude Andres, Curcio alza la testa, pallone giocato corto per Liguoro, 1-2 per Balzano salta un avversario, non c'è fallo per il direttore di gara, va via la formazione ospite con Solimene, chiude bene il capitano
batte già il fallo laterale, palla ancora per lui, gioca dietro per Curcio. Andres, Curcio, Esposito, ancora Liguoro dietro per Curcio, si cerca uno spiraglio per far ripartire la manovra. Maione, Liguoro, Andres, cade Volpicelli, ma regola del vantaggio con Pastore che gioca dietro su Liguoro, lungo a cercare Balzano che fa viaggiare Coppola, anticipato perfettamente da Gargiulo che oggi ha veramente disputato un'ottima partita al di là della rete che ha aperto questo match. Calcio d'angolo quindi per la formazione di casa, corner numero 3 per la Marignanese, sul pallone c'è Balzano. Movimento in area di rigore, entra anche Capitan Esposito, lungo il pallone sul primo palo, c'è la conclusione che termina alta sulla trasversale, nulla di fatto quindi per la formazione di casa. È pronto anche il secondo cambio per la Libertas Stabia, esce l'autore del secondo gol Chierchia ed entra con il numero 14 Calvanico. Dunque seconda sostituzione per la formazione della Libertas Stabia, con Chierchia che lascia il posto a Calvanico. Chierchia che con la rete di oggi sale a 10 nella classifica dei marcatori. Rimane invece a 7 Pastore, che ha sbagliato un calcio di rigore. Intanto palla che torna in possesso della Libertas Stabia, fa uscire tutti il portiere Amodio che oggi è stato protagonista in questo match. Rilancio lunghissimo, pallone di testa, ancora un batti e ribatti, Liguoro conquista la sfera, poi c'è fallo su di lui a parte di Permentola, calcio di punizione, Maione gioca dietro su Andres, Andres si porta in avanti, palla al piede, ancora Andres, poi dietro per Maione, si riparte da Curcio, va Curcio, vede il capitano Esposito che mette a terra il pallone, pronto il traversone direttamente sul portiere, senza problemi fa suo il pallone, fa uscire tutti dall'area di rigore e apre con le mani da quest'altra parte per Bagnoli. Bagnoli alza la testa, il traversone è preda di Lauro, poi ancora recuperata la palla con Curcio. Maione, Pastore prova a cercare Coppola che viene anticipato, poi c'è Felice Esposito che va in pressione su il numero 7 Solimeno che poi gioca il pallone dietro direttamente, si riparte dalla difesa, ancora Bagnoli, va via 1-2 con Solimeno, il cross al centro, c'è solo Lauro che controlla il pallone, poi viene chiuso dalla difesa della Marignanese che esce Maione. Quest'altra parte per Liguoro che torna sui suoi passi, salta un avversario, subisce fallo, rimane a terra Liguoro, si scusa Lauro per il fallo, pallone già giocato da quest'altra parte per Corcione che la mette di prima per Coppola, Coppola cerca di controllare la sfera, cade a terra Coppola, non c'è fallo. Si riparte direttamente Esposito, va via Esposito, 1-2, cerca la conclusione, poi c'è un tocco sul portiere. Direttore di gara
portiere rimane colpito, butta fuori il pallone. Rimane a terra il portiere per un tocco da parte di Capitan Esposito. Il direttore di gara, tocco ovviamente involontario del giocatore che nella corsa probabilmente ha toccato o ha sfiorato il corpo del portiere, che si era rialzato senza problemi e poi ha buttato fuori il pallone per recuperare ancora qualche minuto. Intanto è pronto anche il terzo cambio per la formazione della Libertas Stabia, che prima di questo match arrivava da una sconfitta in casa con la Polisportiva Sarnese e quindi un 3-0 che scaccia la sconfitta di domenica scorsa per la formazione di Maurizio Coppola. Si rialza intanto Amodio, che ritorna in porta. È pronto Corcione a ridare il pallone. Coppola poi appoggia direttamente sul portiere, che rilancia lunghissimo. Pallone per Lauro, che fa scorrere la sfera, poi palla già giocata di nuovo su Curcio. Curcio alza la testa. Liguoro lungo Esposito, Pastore, scusate, controlla di petto, poi la palla arriva ad Andres che la mette a terra, alza la testa Andres da quest'altra parte per Maglione. Maglione, apertura per Balzano che la tocca. Esposito dentro, liscia il pallone il numero 6 Gargiulo, poi la palla arriva a Coppola, va Coppola nell'area di rigore, c'è l'ultimo tocco da parte di Di Ruocco e pallone che termina direttamente in corner. C'è sostituzione per la formazione della Libertas Stabia, esce con il numero 7 Solimene, entra Giovanni Schettino. Ultimo cambio quindi per la formazione ospite e quarto corner invece per la Marignanese sul pallone Corcione. Movimento in area di rigore, c'è solo Andres dietro, palla sul primo palo, batti e ribatti, poi c'è la conclusione di testa di Pastore che arriva direttamente nelle mani del portiere. È pronto a rilanciare lungo Amodio. Di testa Esposito, la palla rimane lì, Esposito rimane a terra, ferma il gioco il direttore di gara. Esposito ha subito un colpo probabilmente dallo stesso compagno nel tentativo di prendere il pallone. Si rialza Esposito un po' claudicante. Pallone che torna in possesso della formazione della Marignanese, già battuto il pallone per Andres Liguoro. A quest'altra parte a cercare Corcione, che però non stringe verso il centro, quindi mette fuori la difesa con Di Ruocco. Cade a terra Lauro, non c'è fallo, Maglione. Ancora Maglione da quest'altra parte per Balzano. Balzano ancora per Maglione, 1-2 con Coppola, non si capiscono i due. Esce nuovamente la formazione della Libertas Stabia. Lauro non ci arriva su questo pallone che arriva direttamente a Di Costanzo.
subito giocato su Curcio. Liguoro alza la testa, Liguoro a cercare Pastore anticipato, Bagnoli lungo per il nuovo entrato Giovanni Schettino, palla di nuovo dietro, si riparte con Esposito, il controllo del capitano, alza la testa, gioca corto da quest'altra parte per Corcione. Corcione va via, salta un avversario, gioca corto su Liguoro. Liguoro dentro a cercare il numero 14 Volpicelli, ma la palla è sbagliata ed è preda di Amodio che fa salire tutti. Rilancio lungo di testa, Maione, Pastore, ancora Maione, Liguoro dietro per Andres, alza il pallone, Pastore cerca di controllarlo, va via, ancora Esposito, alza la testa Esposito, il cross, Pastore la mette al centro, Coppola cerca di liberarsi, tiene palla Coppola, ancora il numero 13, va via ad un avversario, si mette sulla bandierina, cerca di guadagnare almeno il corner, poi cade a terra, la palla termina in fallo laterale. Secondo il direttore di gara l'ultimo tocco è dello stesso Coppola e quindi rimessa laterale per la Libertas Stabia. Di Ruocco è pronto a giocare corto, ancora palla per Di Ruocco, lungo il pallone, controllato dal nuovo entrato Schettino Giovanni. Da quest'altra parte va via in serra, il cross verso il centro, esce il portiere che sbaglia però la presa ma riesce a recuperare, ancora Esposito, Liguoro lungo a cercare Pastore che controlla il pallone, poi c'è un giocatore della Libertas Stabia, nella fattispecie Di Ruocco, che subisce fallo, calcio di punizione. Di Ruocco 1-2, ottimo a cercare Lauro che di tacco fa viaggiare il numero 4 Michele Schettino, che apre da quest'altra parte per in serra, va in serra verso il fondo, gioca corto il passaggio che viene rimpallato dalla schiena di Volpicelli direttamente in fallo laterale. Pallone ancora in possesso in zona d'attacco per la Libertas Stabia con Inserra che batterà questa rimessa laterale, corto il pallone per Giovanni Schettino che va via, ancora Schettino va via sul fondo, il pallone termina però oltre la linea che delimita il rettangolo verde, quindi ci sarà rimessa per la Marianese, già battuto 1-2, Esposito alza la testa, Esposito lancia lungo per Pastore anticipato, Corcione la mette dove non c'è nessuno, pallone lungo a cercare Lauro, la mette a terra Lauro, cade il numero 11 ma si rialza, tiene ancora palla, ottima la prova del attaccante in maglia rossa, pallone che termina poi in fallo laterale, palla che termina ancora in possesso della Marianese, arriva il triplice fischio del direttore di gara che mette fine a questo match, 3-0 il risultato per la Libertas Stabia, prefetto delle reti al terzo di Gargiulo, al tredicesimo di Chierchia e nella ripresa al 33esimo di Lauro. Al quinto minuto del secondo tempo un calcio di rigore sbagliato da Pastore e quindi 3-0 il risultato. Amici telespettatori di Telespazio 1, un saluto e un ringraziamento da parte mia Massimiliano Grimaldi e per la parte tecnica Andrea Toscano, e un saluto a tutti e un appuntamento alle prossime telecronache sull'emittente Telespazio 1.
Mister, una sconfitta pesante, al di là del risultato, la sua squadra oggi non è sembrata con il solito mordente come le altre domeniche. Sì, in effetti è l'impressione che ha dato un po' a tutti. Squadra spenta, forse ancora scossa dalle situazioni di mercoledì. Infatti prima della gara io glielo avevo detto, pensiamo alla partita di oggi, poi giovedì si vede quello che uscirà dal comunicato. Evidentemente questo non è stato recepito, la partita comunque è andata male, strameritata per la Libertas, una brutta domenica da parte nostra. Una brutta domenica, pensando invece al ritorno di Coppa Italia dove avevate giocato ad alti livelli, vedere questa partita dove non c'era il cuore, dove non c'era l'anima della sua squadra, che poi invece alla fine ogni domenica è quello che porta avanti questa formazione in questo campionato. In effetti è quello che non mi spiego. Io dico sempre ai ragazzi che senza umiltà, senza cuore non facciamo niente. Oggi purtroppo è stato così e voglio pensare che è tutto per la situazione di Coppa Italia che è successo, perché altrimenti poi si fa dura veramente. Sì. Riparte anche dalle sconfitte, lo fanno le grandi squadre nelle categorie superiori, lo fanno anche nelle categorie inferiori, quindi si può imparare da questi errori che non si devono commettere ovviamente, ma che possono dare un grande insegnamento per il proseguo di questo campionato, visto che siamo appena alla quarta giornata di ritorno. Sì, ma noi in linea di massima comunque siamo quei programmi della società, stiamo lì in una posizione tranquilla, però guai a rilassarsi, perché comunque gli altri dietro iniziano a fare punti e noi assolutamente dobbiamo raggiungere quanto prima la quota di 36-37 punti. Sicuramente dalle sconfitte si riparte, le grandi squadre ai massimi livelli imparano dalle sconfitte, figuriamoci in eccellenza da parte nostra se non c'è l'umiltà di ripartire e di lavorare per migliorare nel futuro. Come poteva cambiare la gara al quinto minuto del secondo tempo se quel calcio di rigore fosse entrato? Sicuramente ci dava una spinta in più, però a volte queste sono partite che nascono così e anche un calcio di rigore va male, però i calci di rigore l'ha sbagliato Pastore, lo sbagliano ai massimi livelli, quindi se la palla magari andava dentro sicuramente ci dava quella forza, quell'orgoglio per ribaltare quantomeno pareggiare la partita, però coi se e coi ma non si va da nessuna parte. Il risultato è questo ed è giusto che sia questo qua. Mister Maurizio Coppola, una vittoria importante su un campo abbastanza ostico dove avete anche un precedente con la Coppa Italia e avete portato a casa 3 punti, ma soprattutto una prestazione molto molto convincente. Sì, soprattutto la prestazione è stata molto molto convincente. Penso che questo sia uno dei campi più difficili da giocare, perché oltre a loro, oltre al fattore campo, sono una squadra molto determinata e in casa sa far valere il suo valore. Infatti in Coppa ci ha vinto e ci ha eliminato. Che cosa ha detto ai suoi ragazzi appunto prima della partita, visto che c'era questo precedente che diceva lei, il 3-0 in Coppa Italia? No, ho detto di stare tranquilli, di stare attenti, perché noi siamo sì una squadra abbastanza giovane dove gli episodi possono condizionare la partita. Addirittura in Coppa Italia un calcio d'angolo, una punizione hanno condizionato la gara e quindi siamo stati eliminati. Una partita iniziata subito bene, dopo pochi minuti è arrivato il gol del vantaggio su uno schema probabilmente, perché c'era tutta quella densità sul primo palo. Sì, diciamo che questo mi sembra il terzo o il quarto gol che facciamo su angolo. Domenica purtroppo ci è andata male in casa con la Sarnese, abbiamo colpito la traversa dove poteva condizionare favorevolmente la gara e oggi ci è andata bene.
Il rigore sbagliato da Pastore dopo pochi minuti all'inizio della ripresa poteva riaprire il match. È stata un'ottima parata del suo portiere che l'ha neutralizzato e quindi poi è andata in scioltezza dopo il 3-0 di Lauro. Sì, quella è stata l'occasione che la partita si poteva riaprire. Fortunatamente Giancarlo è molto bravo perché questo è il secondo rigore che para e quindi ci ha condizionato in positivo poi la partita. Una vittoria dopo la sconfitta di domenica che diceva lei in casa con la Sarnese, si avanza ancora in classifica anche se la sua squadra era al quarto posto, dove può arrivare la sua formazione? No, noi obiettivi l'obiettivo primario era quello della salvezza e l'abbiamo già raggiunto, mo giochiamo domenica dopo domenica, ci divertiamo e cerchiamo di fare quanto più punti possibile, poi alla fine vediamo dove siamo arrivati.